Buonasera, seconda puntata di Piazza Elezioni, continua la nostra carrellata delle 16 liste che si presenteranno alle prossime elezioni del 4 marzo in Toscana. Allora, saluto Piero Franchini, buonasera. Piero, con le sue domande, chissà questa sera dove andremo a pagare, già qualcuno si aspetta. Allora, io intanto saluto Marco Donati, candidato del Partito Democratico, nonché parlamentare uscente, e poi Vincenzo Ziccardi, Italia agli italiani. Benvenuto. Maurizio Dettore, candidato per Forza Italia, buonasera. Non solo. Grazie. Ricordiamo nelle liste. Lega, Fratelli d'Italia. Ah, in questo caso, sì. Beh, noi però abbiamo, come candidato di coalizione. Sì, noi abbiamo poi ovviamente seguito il criterio delle liste singole. No, giusto. E poi saluto Lucio Bianchi, candidato del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Allora, partiamo da Marco Donati. Intanto, se in apertura ovviamente vuole fare un bilancio anche di quello che è stato, essendo parlamentare uscente, ovviamente il lavoro di questi anni, e poi su quali temi intende puntare, in particolare per la provincia di Arezzo, per le istanze della provincia di Arezzo in caso di rielezione. Beh, intanto grazie per l'opportunità della domanda. Nei scorsi giorni ho presentato un rendiconto di mandato che trovate anche nel mio sito internet, che è www.marcodonati.org. Sono 50 pagine che riassumono una parte della mia attività parlamentare, che in particolare ha riguardato il lavoro in commissione, attività produttive in commissione contraffazione, temi tra l'altro legati in particolare alla piccola e media impresa e a molti temi legati all'agroalimentare. Tra l'altro proprio oggi, ieri, abbiamo festeggiato l'etichetta d'origine del grano nei prodotti del grano e della pasta. Tutti i consumatori potranno individuare nei prodotti di pasta se il grano con cui è stata prodotta è di origine italiana o proveniente da altri paesi, un tema di cui mi sono occupato proprio in commissione contraffazione. Qui quindi trovate molte delle cose di cui mi sono occupato, in particolare le cito quelle di cui sono più orgoglioso: il collegamento della città, l'alta velocità, che oggi questa città ritrova Arezzo e la sua provincia, 7 treni ad alta velocità, salvi tutti i treni interregionali, gli intercity, che sono i treni comunque importanti perché hanno un costo inferiore e salvaguardano in particolare coloro che si muovono per pendolarismo scolastico, per motivi di salute o semplicemente per turismo. Il bando periferie porterà ad Arezzo, grazie alla firma che c'è stata pochi giorni fa, 18 milioni di euro. Il finanziamento della Casello Le Coste Valdarno, 12 milioni di euro, 13 milioni di euro attraverso i fondi CIPE che completeranno l'area attorno al casello di Terranuova. In particolare, poi, questa è una cosa di cui sono particolarmente contento, molte risorse per l'edilizia scolastica. Moltissimi plessi sono già stati ristrutturati, con l'ultimo fondo da 1 miliardo di euro, 9 milioni e mezzo arriveranno in provincia di Arezzo e avranno molte scuole risposte in termini significativi sull'antisismica: Subbiano, Laterina, Castionfibocchi, Pergine, Bucine, Cavriglia, Cortona, anche da altre, ne ho probabilmente dimenticata qualcuna, Subbiano, che il tema era molto sentito un anno fa, cioè la scuola avrà 700.000 euro. L'ultima cosa, sarà finanziata, grazie alle risorse messe in campo in questa legislatura, anche i 500 milioni da destinare al completamento della Due Mari. Mi ha detto giustamente un auspicio per il futuro, sicuramente l'incontro tra domande e offerte di lavoro in questo territorio. Molte imprese sono ripartite, però mancano alcune figure che possono invece dare lavoro, molti periti meccanici, molti periti chimici, molti operatori dell'informatica, quindi c'è da fare un grande lavoro per mettere insieme una sinergia per far incontrare in questa provincia la domanda e l'offerta di lavoro per dare lavoro ai nostri giovani. E l'altro appunto impegno che mi prendo è proprio che quei 500 milioni per la Due Mari vengano spesi e si vada molto veloci, così come si è fatto nel completamento tra Siena e Grosseto, e quindi avere finalmente la Grosseto Fano completata. Allora, siamo a circa 3 minuti, sentiamo da Maurizio Dettore perché c'è bisogno di questo centrodestra al governo. Per dare delle risposte vere e reali rispetto a quello che dice Donati, perché le ha viste lui tutte queste cose fatte e cose da fare, infatti molte dice dovremmo farle. La realtà anche oggi, il centrosinistra è uscito applaudendo al risultato della crescita del paese. Beh, noi siamo un paese che in questo momento ha il 32% di disoccupazione nel mondo giovanile. Superiamo una disoccupazione, siamo uno dei paesi che ha il margine e le percentuali più alte. Ci troviamo in una situazione di crescita che è bloccata da un aumento in questi anni di 119 miliardi
di debito pubblico. Abbiamo 2.259 miliardi di debito pubblico cresciuto in questi ultimi anni, oltre 40.000 euro a persona, compresi anche i bebè. Ecco, allora io credo che bisogna un pochino essere, vivere nella realtà, insomma, poi in questa provincia ciò che è mancato e ciò che noi vogliamo, io, Stefano Mugnai e altri che sono candidati in questo territorio, vogliamo dare una rappresentanza territoriale che sia effettiva, reale. Molte cose che sono successe in questo territorio, pensiamo a come è stata risolta, o meglio, affossata definitivamente la Banca Popolare dell'Etruria, beh, credo che siano questioni che hanno bisogno di una rappresentanza forte, capace di avere autorevolezza nelle aule parlamentari a livello governativo. Purtroppo questo in questi anni non l'abbiamo avuto, manca questa rappresentanza sul territorio e noi vogliamo che tante istanze, esigenze del territorio siano rappresentate in questo modo. Si può parlare di tante questioni. Ora, dire che in questo territorio le imprese siano in un momento di facile, e no, non è così. Io sto girando nelle imprese, sicuramente anche l'onorevole Donati lo ha fatto, e sono soprattutto le richieste che ci vengono invece dalle imprese, dai cittadini, in particolare sulla riduzione della pressione fiscale, sulla sburocratizzazione, anche nel mondo agricolo di cui parlava. Beh, insomma, nel mondo agricolo in questo momento addirittura la Coldiretti giustamente ci ha presentato delle proposte da fare alcune cose. Per esempio il nostro paese manca, sentivo parlare prima dell'agricoltura, di una cerniera effettiva dal punto di vista della proposta amministrativa e decisionale a livello centrale, perché il Ministero delle Politiche Agricole è in questo momento inefficace. Propongono di fare, e noi lo abbiamo nel nostro programma, il Ministero dell'Alimentazione o del Cibo, che si occupa effettivamente del tema dell'agricoltura, che è fondamentale a livello europeo, ma in Italia è considerato sempre meno. Quindi la risposta dei governi PD è stata quasi inesistente su questi temi. Ma perché? Per una semplice ragione: perché erano governi instabili, non c'è una stabilità. L'unico governo stabile che potrà venire fuori da queste elezioni è quello di centrodestra. Non solo dicono i sondaggi, ma è evidente che ormai è questo l'indirizzo del Paese: stabilità a livello italiano, stabilità a livello europeo, perché solo un governo stabile con una maggioranza vera, coesa, come può avere il centrodestra, può garantire a questo Paese una rappresentanza non solo nella zona europea ma anche internazionale, che questo governo non ha sicuramente avuto. Poi tutti questi, questi grandi risultati, ma non mi sembra, basta che andare in giro dai cittadini e alle imprese e chiedere. Sono andato oltre? Tre minuti. Vincenzo Ziccardi, Italia di Italiani. Allora, perché questa candidatura, ovviamente per quanto riguarda la necessità, di quali sono le vostre istanze? Allora, io ho apprezzato quello che dicono i colleghi, perché mi hanno parlato di infrastrutture, mi hanno parlato di mettere l'etichetta giustamente per la provenienza e per, diciamo, fare in modo che potessimo essere a conoscenza da dove proviene un prodotto che compriamo. Mi ha fatto piacere anche quello che diceva il mio collega di Forza Italia. Non lo dico io, lo diceva Coldiretti, ce l'ha proposto gli operatori delle imprese. Noi siamo convinti che sia una proposta per il Made in Italy importante. Assolutamente. Però noi siamo in una situazione attuale in cui per comprare denaro a debito da una banca straniera, fondamentalmente, che è quello che facciamo, stiamo strozzando la nostra piccola e media impresa, perché parliamoci chiaramente, alle persone dell'alta velocità importa relativamente se non sa come comprare il pacco di pasta etichettato, certo. Parliamoci chiaro. Quindi noi dobbiamo ridare assolutamente e con urgenza della stabilità lavorativa, eliminare immediatamente il Jobs Act, subito, e ripristinare l'articolo 18. Dobbiamo ridare alle persone il diritto alla casa, visto come sta andando ultimamente con le banche, che sono diventate più banche d'affari piuttosto che banche che tendono all'impresa locale, quindi di ridare aria alle imprese locali, dare degli strumenti, quindi un mutuo sociale alle famiglie affinché possano comprare la casa, semplicemente. Nel momento in cui io ho una casa, io ho un lavoro, ho quindi una stabilità e una sicurezza, posso tornare a spendere. Se io torno a spendere, l'economia del luogo, quindi locale di Arezzo, rinasce. C'è la crisi dell'oro attualmente. Ma da cosa è originata questa crisi? Da una tassazione assurda ed inutile, perché il debito attuale, per sua stessa natura, è un debito che non può essere ripagato. Perché se io compro la moneta da un ente straniero, ad esempio io sono l'Italia, il signore è la Francia, lui è la Germania. Facciamo come le barzellette. Sì, no, cioè, la realtà non è una barzelletta, no, perché no. Qua si parla della pelle di gente che si picca. No, quindi, non interrompiamo, se mi permette, io l'ho ascoltata con pazienza. Dopo ne parliamo. Se ognuno di noi compra 10 euro da una banca straniera e la banca ci richiede indietro questi soldi con gli interessi, e quindi, certo, ad esempio, certo, invece di 10 euro ce ne richiede 11, noi quell'euro in surplus dove lo riprendiamo?
Quindi è inutile che parliamo di oddio dobbiamo il debito, oddio lo spread, non esiste, noi dobbiamo uscire da questo sistema, perché questa Europa, come esiste. I colleghi spesso parlano del PD, dicono cedere Gentiloni, dice cedere sovranità nazionale, no, noi dobbiamo riprenderci la nostra sovranità nazionale e la nostra sovranità monetaria, che è fondamentale. Quando finalmente avremo questa condizione reale, noi saremo in condizione di rimettere l'economia in condizione appunto di crescere. Nel senso, non smettiamo di svalutare il lavoro, smettiamo di togliere diritti e di occuparci di diritti, diciamo, un po' meno urgenti per distogliere l'attenzione pubblica, ma ricominciamo a poter svalutare la moneta. Lucio Bianchi, Movimento 5 Stelle, già alcuni temi sono usciti fuori, la diversità del movimento qual è? La diversità del movimento è sicuramente quella di non essere mai stati innanzitutto al governo, quindi l'opportunità che eventualmente ci viene data anche dagli ultimi sondaggi elettorali è quella concreta di riuscire a guardare ad un governo a 5 stelle con una lungimiranza che vada oltre quelle che sono le solite situazioni. In qualche modo ci siamo sempre differenziati perché poi a quello che abbiamo promesso, nonostante gli intoppi degli ultimi tempi, comunque abbiamo fatto sempre seguire dei fatti. Non a caso, se andiamo a vedere quelle che sono le proposte sia in Parlamento che nei consigli regionali piuttosto che nei consigli comunali, seguono sempre per filo e per segno tutte quelle che sono state che sono stati i programmi. Per esempio, il programma che abbiamo proposto al Parlamento nel 2013 è esattamente lo stesso che poi dopo ritroviamo nelle proposte depositate in Parlamento, che purtroppo spesso e volentieri non vengono però discusse, perché ovviamente la politica ha altro da fare piuttosto che magari trovare un momento per il servizio ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle in questo cerca appunto di ritrovare un ambito di democrazia che, come sempre abbiamo detto, è una democrazia che vuole essere sempre più diretta, quindi in qualche modo con la partecipazione direttamente dei cittadini, che è anche quello che vediamo ancora una volta all'interno per esempio dei meetup. Qua ad Arezzo io già come consigliere comunale 4 anni fa tutti i lunedì mi riunivo appunto con tutti i santissimi lunedì mi riunivo con i cittadini di Arezzo per formulare insieme le proposte che poi venivano fatte in consiglio comunale, quindi questo è un aspetto fondamentale. Altri aspetti fondamentali ovviamente riguardano tantissimo e inevitabilmente anche l'ambito economico. Una delle manovre che vogliamo sicuramente portare avanti, ad esempio, è quella del reddito di cittadinanza, che è in sé per sé una manovra non solamente economica, ma è davvero un sostegno direttamente da poter dare direttamente a chi ne ha bisogno. È una manovra tranquillamente finanziabile tramite azioni di deficit che si possono fare, perché il deficit si basa sul PIL potenziale, quindi noi abbiamo un PIL potenziale che è differente dal PIL classico di bilancio che noi conosciamo, e in qualche modo il PIL potenziale si basa è l'Unione Europea che basa il deficit potenziale, no, appunto direttamente il PIL potenziale è quello che l'Europa utilizza per dare strutturazione al deficit, e quindi basandosi su questa manovra si può tranquillamente riuscire per esempio su un tasso di occupazione potenziale di 3 milioni di persone, solo occupandone o quantomeno rimettendo a cercare tutti quegli scoraggiati, che in questo momento sono tanti, come dicevo sono almeno 3 milioni di persone, quindi cercando tra questo 3 milioni di persone di reincoraggiare almeno 1 milione di persone, si possono ottenere quasi all'incirca 19 miliardi. Siamo a 3 minuti, no, lo dico per... Considerando che la manovra del Movimento 5 Stelle già depositata costa 14,9, è ampiamente copribile. Piero, sentiamo un po' che cosa ci porti. Ho sentito che di solito, diciamo che chiaramente gli argomenti sono stati affrontati e credo che siano, diciamo, quelli importanti. Però, ecco, io... sia quelli che hanno governato che quelli che non hanno governato, certe volte gli sfugge quello proprio di precisare, ad esempio, come aiuterebbero le imprese proprio di fatto, perché di solito è di molti anni che si dice che si aiuteranno le imprese, ma però di fatto le imprese non sono state aiutate e quindi ci sono stati ancora disoccupazioni in aumento, c'è stato, quindi ecco, allora io chiedo
ed equo. Qual è il sistema migliore che ognuno di voi vede perché alle fine questi impresari siano, diciamo, convinti a cercare di investire in Italia? Imprenditori, sì. Un lapsus. Ok, imprenditori, ecco, siano convinti di investire ancora in Italia, perché di solito qualcuno se ne va. Ripartiamo da Maurizio Letta. Per noi la centralità delle imprese è un punto focale del programma. Lo vogliamo sempre riportare e declinare però sul territorio, perché quando ci sono i collegi uninominali bisogna anche dire cosa vuoi fare sui territori. Però da un punto di vista, diciamo, macroeconomico, se vogliamo parlare di noi abbiamo due sono le leve. Il primo è sicuramente la riduzione della pressione fiscale. Questo è il primo elemento fondamentale e noi su questo vogliamo intervenire, perché se pensiamo che le società, si parla di flat tax, c'è già una flat tax sull'IRES, sulle quella che è l'imposta riguarda le società. Beh, le società pagano il 24 più il 3,9 di IRAP, quindi un 28 sostanzialmente. È chiaro che si tratta di una pressione forte, più tutto il resto che pagano e più tutti i vincoli burocratici. È su quello che bisogna intervenire. Poi per quanto riguarda anche le persone fisiche è evidente, noi abbiamo fatto una proposta che è anche questa sostenibile, che è chiaramente coraggiosa, ma per se vuole la crescita del paese in questo momento o riduce la pressione fiscale e lo fai anche sulle persone fisiche e sulle imprese, e soprattutto tenendo conto che oggi uno che paga l'IRPEF e deve pagare i redditi di impresa, e se è società invece c'ha l'IRES, bisogna anche su quello trovare una soluzione, no? E trovare un'imposta che riguardi qualsiasi, sì, attività di impresa. Aspetta, beh, se parli con le imprese questo lo capiscono. Poi c'è una serie di altre, c'è il livello della sburocratizzazione, la semplificazione amministrativa che è fondamentale, e l'altro tema, da un lato è chiaro che la complessità e la farraginosità del sistema fiscale non consente in questo momento alle imprese avere sviluppo. In più abbiamo una concorrenza sleale in Europa, perché le società in Europa, se uno produce in Ungheria paga il 3,9%, se produce in Repubblica Ceca il 6,9%. Beh, questi sono entrati nell'Unione Europea, poi hanno avuto nell'armonizzazione del loro ordinamento la possibilità di fare concorrenza sleale sul piano fiscale. Anche questo a livello europeo un governo forte lo deve dire, tu non puoi fare in quel modo nei tuoi paesi, quindi bisogna trovare anche sulla leva fiscale, primo, è interna ed è europea. Secondo, insieme la questione, qui abbiamo tempi brevi quindi devo anche riassumere, sì, e quindi non posso essere dettagliato, ma io sono disponibile anche al mio punto elettorale con i cittadini, con tutti a spiegarli, abbiamo fatto una serie di incontri, l'abbiamo spiegato dettagliatamente. L'altra questione è un sistema bancario che deve essere riformato, che sia volano dello sviluppo e dell'investimento e che non possa sostenersi sulla base di ciò che dall'Unione Europea arriva per sostenerlo, come è successo in questi ultimi anni, no? Grazie a Draghi, ma noi dobbiamo avere un sistema bancario che sia, torni a fare quello che è il suo compito, cioè non la banca d'affari ma appunto la banca di investimento, e che sia investimento per le famiglie, sia investimento per le imprese, sia volano per lo sviluppo. Come declinarlo questo? Il nostro programma lo diciamo e si può fare. Va riformato complessivamente il sistema, non facendo la riforma delle banche popolari come è stata fatta, mettendo insieme le banche popolari e poi non pagando il rimborso a chi riceve dalle società, e questo è un altro tema. Cioè, se uno colpisce sempre i piccoli risparmiatori e gli investitori e le imprese, il sistema bancario deve essere, come dire, riformato perché diventi questo tipo di volano. Questi sono i tre pilastri che noi diamo sulle imprese. A livello locale c'è da fare tante altre cose, però se poi possiamo parlare, dopo ne parliamo. Vincenzo Zicardi. Sto nei tempi perché, certo, per evitare. No, per voi, poi che non avete tempo, poi allora, per poco cercherò di essere breve. Tornando al discorso appunto dell'impresa, di come far ricrescere l'impresa, prima di tutto, come ho premesso prima, dando soprattutto fiducia al consumatore. Fiducia che non si fa con le parole, non si dà con le parole e non si dà firmando contratti in televisione. La fiducia va data con l'insicurezza del lavoro e di una casa. Dicendo questo, premesso questo, parliamo ad esempio del Giappone, che è il primo debito pubblico al mondo, quello giapponese. Vi risulta che il Giappone sia in crisi? Non ci risulta. Semplicemente perché? Perché essendo il Giappone proprietario della propria moneta, può produrre moneta, creare infrastrutture e quindi distribuire denaro, che è l'esatto opposto di quello che succede a noi ora. Noi ora compriamo denaro a debito e noi nasciamo, come diceva prima il mio collega di Forza Italia, nasciamo debitori. In Giappone invece i cittadini nascono creditori. Hanno il Giappone, cioè ha un debito verso se stesso.
Punto. Di conseguenza, se noi abbiamo denaro, è così. Insomma, però no. Non abbiamo tempo, se vuoi insomma te lo spiego. No, no, sì, no, certo, no, magari ma insomma, da lezioni di economia, però cose, insomma, visto come siamo ridotti dopo governi Berlusconi e governi PD, mi sa che lezioni di economia sì, meglio se non ne date. Detto ciò, come specificavo, dobbiamo poi regolamentare soprattutto la concorrenza, la concorrenza della piccola e la media impresa sul territorio, perché è giusto fare il discorso sulla tassazione, ma con una moneta sovrana la tassazione si può ridurre, ovviamente, svalutando per la moneta si può stimolare l'esportazione, quindi semplicemente sono un tedesco, ho l'euro che vale di più della lira, posso importare di più dall'Italia e quindi ciò farebbe ricrescere l'impresa locale. E poi soprattutto è importante poter regolamentare la presenza di multinazionali di grandi catene nei piccoli territori. Ad esempio muoiono le piccole botteghe, muore la piccola fabbrica, perché? Perché non può reggere ovviamente la concorrenza di grandissime catene come ad esempio la Coop, che sia l'Esselunga, che ne siano altri mille, che comprando più prodotto lo pagano meno e possono venderlo a un prezzo più concorrenziale, creando un cane che si morde la coda, quindi di un'economia che ammazza se stessa. Soluzioni? La soluzione è quella che ho detto. Fare debito. No, è regolamentare, forse non sono stato chiaro, mi rispiegherò, regolamentare la presenza delle multinazionali, come dicevo, certo, e delle grandi catene sul territorio, assolutamente no, uscire dall'euro immediatamente, piuttosto che continuare a vendere anima e sovranità alla BCE, all'Europa, e sentirsi dire ci vuole più Europa, oddio abbiamo la crisi demografica, ci servono più immigrati, no, devi facciamo in modo... Da quel lato, però, non da... No, no, anche da quella parte, perché... Diciamo che la coalizione, ci sono anche ex comunisti che facevano propaganda politica nella moschea. Quindi, quello che dicevo, la soluzione, qual è? Ritorna. Leghisti, no? Sì, sì, leghisti. Ci sono ex comunisti, però. Ex. Quindi la soluzione c'è, soltanto che dovremo avere il coraggio di prenderla, di prendere l'Italia deve avere, la politica italiana deve avere il coraggio di riprendere il proprio destino in mano. Allora, sentiamo le ricette pratiche invece del Movimento 5 Stelle. Beh, sicuramente una delle ricette più interessanti, e spero una volta appunto che ci verrà dato il mandato di governo, che magari Forza Italia le possa condividere, visto che abbiamo la stessa idea per quanto riguarda una banca pubblica che possa dare modo di fare investimenti in punti strategici appunto dell'economia. Dell'economia italiana. In particolare stiamo parlando ovviamente di una banca che possa permettere investimenti sui mutui della prima casa, per gli imprenditori agricoli e per tutte quelle situazioni come magari le nuove start-up, le nuove tecnologie che in qualche modo risultano essere il trend in questo momento per l'economia. Ovviamente per fare questo servirà anche di dividere quelle che sono le banche commerciali dalle banche finanziarie, quindi in qualche modo dobbiamo riuscire ancora una volta a suddividere appunto questo metodo attualmente bancario, che è un metodo abbiamo visto spesso e volentieri fallimentare, per cui questo è uno dei punti di forza ovviamente del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, come ben sappiamo stiamo già restituendo parte degli emolumenti che sono dovuti ai nostri senatori e ai nostri deputati per un fondo al microcredito delle piccole e medie imprese. Allo stesso tempo ovviamente nel nostro programma c'è anche la riduzione dell'IRPEF, una tassazione zero per sotto i 10.000 euro, e ovviamente tutte quelle nuove situazioni a partire dalla green economy piuttosto che dalla tutela stessa del made in Italy, che vanno non solamente supportate ma vanno veramente riuscite a concretizzare, perché in qualche modo quello che è mancato fino adesso sicuramente sono delle azioni pratiche per portare avanti questo tipo di iniziative. Questo lo possiamo fare anche tramite l'abolizione di quello che diciamo noi almeno 400 leggi inutili. Stiamo parlando per esempio degli studi di settore, stiamo parlando dello split payment, stiamo parlando dello spesometro, del redditometro, tutte pratiche burocratiche in questo momento che ingolfano assolutamente l'economia non solamente nazionale ma anche poi soprattutto quella locale, perché è quella locale che poi riesce a mantenere viva l'economia nazionale. Noi sappiamo benissimo che in Italia ci sono la maggior parte delle imprese sono piccole e medie imprese che sono assolutamente strozzate in questo momento dal cuneo fiscale,
che ovviamente noi vogliamo cercare di ridurre. Questo ancora una volta si riallaccia al concetto di reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza è un reddito condizionato che viene portato avanti tramite appunto delle condizioni, vale a dire che il lavoratore si deve iscrivere ai centri dell'impiego, che verranno totalmente riformati per quanto ci riguarda, perché in questo momento sappiamo che l'80% delle persone cerca lavoro tramite amici e famiglia piuttosto che tramite un qualificato centro per l'impiego. Allo stesso tempo dovranno fare questi lavoratori delle ore di corsi di formazione, quindi in continuo aggiornamento, perché come ben sappiamo il lavoro a tempo indeterminato oggigiorno sta decrescendo tantissimo. E poi parliamo anche, abbiamo cominciato a parlare di quelle che sono la riduzione degli orari di lavoro, perché ovviamente il lavoro temporaneo comporta, appunto come dicevo prima, un aggiornamento continuo con corsi di formazione e magari speriamo anche di ore di servizio sociale per ricostruire quantomeno un tessuto comunitario che in questo momento purtroppo è fin troppo, diciamo, spaccato, ecco. Marco Donati, Partito Democratico, quali riforme servirebbero? Il tema dell'impresa è un tema molto importante. In questi giorni, nella mia attività di campagna elettorale all'interno di questo collegio, ho affrontato con molti imprenditori questa questione. In molte imprese ho affrontato tra l'altro le vicende dell'economia, non solo con gli imprenditori ma con i loro collaboratori, con i loro dipendenti, e quindi emergono chiaramente un quadro diverso. Intanto in questi anni la riduzione dell'IRES dal 27,5 al 24 è stata comunque una prima risposta, la riduzione dell'IRAP e dell'IRI. Del programma del Partito Democratico c'è un'ulteriore riduzione dell'IRES al 22% dell'IRES e soprattutto del cuneo fiscale di 4 punti in 4 anni, dal 33% al 29%. Appunto, dicevo prima, le imprese hanno difficoltà diverse. Da una parte sono imprese che stanno innovando molto e che occupano settori all'avanguardia, penso alla meccanica, ce ne sono molte anche in provincia di Arezzo, che hanno trovato vantaggi da Industria 4.0 e hanno in questo momento soprattutto necessità anche in parte di personale e la necessità di trovare misure che gli consentono di reinvestire gli utili in impresa avendo dei vantaggi. Questo è un tema di grande importanza. Dall'altro invece sono imprese del manifatturiero che ancora chiedono, appunto, come dicevo prima, riduzione del costo del lavoro. Su questo, dato appunto che il prossimo anno ci sarà una crescita, vediamo quanto sostenuta, ma sicuramente a oggi attesa, i dati che sono nel programma della mia coalizione sono verificabili e quindi sicuramente la riduzione del costo del lavoro è uno degli obiettivi che ci diamo. Continuare a investire su Industria 4.0 però è una necessità. Pensate, io nel 98, quando mi sono diplomato, ho fatto una tesi sulla terza rivoluzione industriale. Dopo 20 anni abbiamo la quarta rivoluzione industriale, la prossima purtroppo arriverà forse tra altri 5 anni, quindi dobbiamo continuare anche nel versante dell'innovazione. Sono alcune imprese che stanno innovando molto, quindi continuare con l'iperammortamento e il superammortamento per le imprese innovative è sicuramente una necessità. È chiaro che anche il rilancio del mercato interno però è un tema importante. Nel nostro paese per troppo tempo i salari sono rimasti troppo bassi. La prima reale misura, consentitemi di dirmelo, che è intervenuta sui salari sono stati la riduzione dell'IRPEF sugli 80 euro nel 2014, che ha consentito per alcune persone di avere qualche risorsa in più. Un grande piano sulla natalità attraverso un sostegno di 80 euro al mese per ciascun figlio fino a 18 anni e un piano nazionale di asili nido, sicuramente rilancio quindi della natalità, creerà sicuramente anche effetti per la domanda interna che non va sottovalutata. Termino con due valutazioni, una parte sulla riduzione della fiscalità sulle imprese agricole, che è stata di circa 1,3 miliardi, ma che non ha riguardato le piccole imprese. Su queste sicuramente c'è da fare molto di più, in particolare sulla burocrazia. E il tema invece ultimo mi sta a cuore è l'aumento delle nostre esportazioni. Expo per tutti sembrava dove essere un insuccesso, invece fu una grande vittoria. Da quel momento, soprattutto nell'agroalimentare, le nostre esportazioni sono aumentate e l'obiettivo è arrivare a 50 miliardi di esportazioni nei prossimi anni. Ci sono chiaramente luci e ombre, ma credo che si possa ancora fare molto e anche questo territorio è in grado di fare molto se lo sosteniamo. E devo dire che una parte dei nostri imprenditori, pur con alcune difficoltà, in questi anni è riuscito comunque a superare la crisi. Sono imprese che stanno dando risultati importanti. Dobbiamo però, come dicevo prima, consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non possiamo
consentire che ci siano imprese che cercano determinate professionalità, e la sfida è veramente quella di creare un forte collegamento tra sindacati, associazioni di categoria, mondo della scuola e mondo del lavoro, perché assolutamente si trovi la possibilità che queste due vicende si incontrino, per evitare che non ci siano magari la rinuncia a commesse e persone che non cercano lavoro perché non hanno una formazione magari relativa a quello che chiede il settore produttivo locale. Questa, guardate, è veramente la sfida per la provincia di Arezzo e per i prossimi anni, credo che seguirà veramente, occorrerà l'attenzione da parte di tutti in questo collegio e davvero una attenzione verso il nostro mondo produttivo. Volevo chiedervi, riparto da Italia di Italiani, in caso arrivaste appunto in Parlamento, la prima proposta di legge sarebbe, diciamo, urgente da presentare? Allora, come urgenza innanzitutto c'è appunto uscita dall'euro, uscita dalla NATO, dai trattati, quindi il fiscal compact che sono... Subito così leggeri. Sì, allora se andiamo lì finalmente, sì. Perché qual è il problema? È che le soluzioni vengono chiamate soluzioni estreme, ma sono le soluzioni. Allora, se abbiamo paura della soluzione, la soluzione non arriverà mai. Quindi, senza prendere in giro nessuno, abbiamo questa emergenza, abbiamo l'emergenza della natalità. In Italia non si fanno più figli per i motivi che ho già descritto prima, perché tanti problemi sono sempre gli stessi. Vogliamo chiamarli con nomi diversi, vogliamo usare dati, ma in realtà la questione è molto più semplice di come ci viene presentata. Se non c'è serenità, se non c'è sicurezza, io non posso avere dei figli. Di conseguenza, piuttosto che dire come fa Emma Bonino, diamo immediatamente la cittadinanza a 500.000 immigrati, pensiamo a fare qualcosa di reale, ad esempio il reddito alle madri. Il reddito alle madri significa mettere le donne in condizioni di scegliere se lavorare oppure se educare figli, come giusto che sia. Negli incentivi delle aziende, ad esempio i servizi ai genitori, quali possono essere? Incentivare economicamente le aziende che ad esempio fanno un asilo nido interno e che danno alla madre stessa una pausa per poter allattare il bambino. Fare in modo che gli asili, sì, facciamo tantissimi asili, va bene, però rendiamoli funzionali allo scopo, perché ora c'è la necessità, senza reddito alle madri, di lavorare entrambi i genitori, ma rendiamoli funzionali allo scopo, perché ad esempio mi trovo nella situazione in cui io posso e devo lavorare, mentre invece mia moglie non può, perché altrimenti chi è il bambino? O è la fortuna di avere i nonni, oppure all'una finisce l'asilo o finisce la scuola, te lo buttano in mezzo a una strada. Quindi un asilo, una scuola funzionale per una reale crescita deve poter coprire l'intero orario lavorativo dei genitori, sembra il minimo, perché si parla di far incontrare le persone, cioè il datore di lavoro e il lavoratore, ma mettiamo anche in condizione tutti i lavoratori, uomini e donne che siano, di poter andare a lavorare. Le soluzioni sono queste. L'immigrazione, ad esempio, noi si parla di gente che scappa dalla guerra, è vero, ci sono persone che scappano dalla guerra, ma sono poche. Noi adesso abbiamo anche qui ad Arezzo, abbiamo perso il Pionta, abbiamo importato mafia nigeriana, abbiamo importato i famosi esuli nigeriani, non esistono. Non abbiamo né la necessità, perché noi non siamo in condizioni di poter offrire un lavoro a queste persone, perché come diceva prima il collega di Forza Italia, il 32% dei ragazzi è disoccupato. Quindi come possiamo provvedere ai figli di altri, fra virgolette, cioè figli non dell'Italia ma di altre nazioni, un futuro, quando non siamo in grado di garantirle ai nostri figli? Quindi come deve funzionare? Un umano e immediato rimpatrio di queste persone, perché è inutile tenere delle persone senza un lavoro, senza un futuro, che vivono in dei lager, perché quei centri d'accoglienza sono dei lager, sono un business. È inutile tenerli, è normale che poi prendono una ragazza e te la mettono in due valigie. Ragazzi, affrontiamoli davvero. Normale, no. Ma no, non è normale, sì, assolutamente. Certo, certo, ecco. Certo. Gli immigrati sono vittime, quanto lo siamo noi in realtà, di questo sistema, che è un sistema malato, una che guerra non funziona, tra poveri. È una guerra fra poveri. Andiamo da Lucio Bianchi, che proposte di legge presenterebbe se domani fosse in Parlamento? Beh, sicuramente le questioni che più sono preponderanti in questo momento in Italia sono una legge anticorruzione, perché la corruzione in questo paese ci costa miliardi su miliardi e ancora nessuno ha risolto la questione. Sull'evasione fiscale, 270 miliardi, anche questo è il costo stimato appunto dell'evasione fiscale, e poi ovviamente, come dicevo prima, tutte quelle misure di sostegno al reddito
che in questo momento possono davvero fare da volano per il rilancio dell'economia. Come sostenevo prima, appunto, il reddito di cittadinanza, che è un reddito condizionato, è anche un reddito secondo il quale vengono fatte tre proposte dai centri per l'impiego, e in queste tre proposte, ovviamente, se poi dopo queste tre proposte non vengono accettate dal lavoratore, il reddito decade. Quindi non è una misura assistenzialistica, ma veramente una misura avanguardistica che è già tra l'altro adottata in tantissimi altri paesi in Europa, quindi non c'è neanche da andare a pescare grandi idee chissà dove. Poi ovviamente, come dicevo, stiamo parlando appunto di misure anticorruzione che possano riuscire a portare la giustizia davvero in situazioni più normali, perché come ben sappiamo, io lo vedo anche nel mio stesso lavoro, io lavoro per un'università statunitense e mi rendo conto che uno degli stereotipi appunto che va fuori dal nostro paese è proprio la questione della corruzione. Abbiamo scandali di corruzione in continuazione, a partire dai nostri stessi parlamentari, per cui voglio dire è un problema al quale il Paese non è immune, e dobbiamo sicuramente cominciare a fare qualcosa per riuscire a ripristinare il senso di legalità, che spesso e volentieri poi è anche poco diffuso appunto tra le persone, perché mi rendo conto, insomma, anche parlandone in famiglia piuttosto che con gli amici, spesso e volentieri magari si fa spalluccia perché si dice tanto è così. No, non deve essere più così, ci deve essere sicuramente una nuova dimensione della legalità in questo paese, che possa riuscire a portare appunto non solo una nuova crescita, ma davvero anche una nuova cultura, un nuovo paradigma culturale che in questo paese ormai manca da troppo tempo e di cui sicuramente c'è bisogno. Poi ovviamente tra le tante cose c'è la riforma della buona scuola, perché anche l'educazione è uno dei parametri su cui poi dopo si basa la cultura stessa di cui stavo appena parlando di un paese. Pertanto, insomma, riuscire a ripristinare anche dei metodi di insegnamento che veramente siano educativi nel senso letterale del termine, cioè che educano, cioè che tirino fuori dalle persone quelle che sono le parti migliori delle persone, e che non siano solamente invece dei metodi informativi come spesso oggigiorno accade. Ecco, anche questo è un elemento importante, lo sblocco dei turnover sia nelle scuole che poi dopo in tutte quelle dimensioni come magari le forze dell'ordine stesso, sono dei parametri dai quali oggigiorno ovviamente non possiamo prescindere. Stessa cosa poi dopo parliamo per il discorso delle pensioni, perché ovviamente sappiamo benissimo che la forza lavoro si sta riducendo tantissimo tra i giovani, e i giovani sono quelli che producono i soldi necessari per mantenere la tanta gente che è in pensione in questo momento. Quindi ecco, anche la riforma delle pensioni, il superamento della Fornero è sicuramente un altro elemento che porteremo subito avanti. Vado da Marco Donati, Partito Democratico. Anche se possiamo spiegare qualche secondo anche le proposte di legge, no, del parlamentare, no? Oggi si dice spesso che ci sono, no, troppi decreti o troppe iniziative governative rispetto al parlamentare, quindi quanto è difficile poi portare anche a voto una legge che magari il parlamentare considera anche giusta, e quali presenterebbe nel caso di nuove elezioni? Sì, ovviamente il dibattito sul nostro sistema istituzionale, che è oggettivamente un po' farraginoso, un po' lento. Ricordo che ancora noi abbiamo un sistema in cui abbiamo due camere speculari che hanno di fatto gli stessi poteri, ma sono di fatto diverse, perché la nostra Costituzione prevede che il Senato è eletto su base regionale e la Camera su base nazionale, e il Senato tra l'altro ha una composizione, i senatori non vengono eletti a suffragio universale ma dagli elettori che hanno compiuto 25 anni, e si diventa senatori se ne ha 40. Quindi abbiamo sempre suffragio universale. Era per farmi capire in pochi, era per farmi capire in poche parole, scusami. Hai ragione, sì, scusa. Uomini e donne, ha ragione, non è il professor Detta, mi corregge. E quindi sostanzialmente abbiamo due camere purtroppo che hanno gli stessi poteri ma che di fatto non sono identiche, e quindi non ci sono mai maggioranze simili. Quindi è molto difficile che il Parlamento riesca a portare in approvazione le leggi. Devo dire però sono molto contento, perché in questa legislatura ho animato con alcuni giovani parlamentari il dibattito su un tema molto importante, ad esempio la legge contro lo spreco alimentare, che è una legge che ha lasciato il segno in questa legislatura, alla fine approvata all'unanimità, che ha prodotto il 20%
del recupero delle eccedenze che dalla piccola, grande e media distribuzione vengono destinate agli enti caritatevoli e di fatto poi a chi ne ha più bisogno. Sprecare cibo è un tema etico, meno se ne spreca, minori rifiuti si produce e soprattutto si riesce anche appunto a redistribuire queste risorse. La cito come legge perché il Parlamento è riuscito qui, grazie appunto all'azione di alcuni giovani parlamentari, molta determinazione, tra cui il sottoscritto, a approvare una delle migliori leggi in Europa su questo argomento, probabilmente la miglior legge in Europa. Quindi, volendo, si possono fare anche buone leggi partendo dall'iniziativa parlamentare. Su uno dei temi invece, le proposte che diciamo, mi sento di sposare, sicuramente sul tema della sicurezza nel programma del Partito Democratico c'è un tema di molto importante. Intanto negli ultimi anni abbiamo sbloccato gli stipendi delle forze dell'ordine che erano dal 2009 al 2014 rimasti fermi. Oltre agli 80 euro le forze dell'ordine ci sono state anche il riordino delle carriere e finalmente la chiusura dell'ultimo contratto. Nell'ultima legge di stabilità ci sono 7.000 assunzioni straordinarie, nella prossima legge di stabilità, appunto perché le risorse lo consentono, credo che il periodo ci richieda un ulteriore stanziamento per 10.000 assunzioni straordinarie sempre di carabinieri, poliziotti e guardie di finanza e vigili del fuoco. Credo sia un tema di grande significato, quindi prima di tutto risorse per i nostri uomini in difesa, per il lavoro delicato che fanno, dall'altro maggiore turnover e maggiori assunzioni. Credo che questo sia, da questo punto di vista, sicuramente un tema del quale mi occuperò e che è nel programma del mio partito. Le proposte di Maurizio Detto, che anche se c'è qualcosa da cancellare d'urgente del precedente governo. Non c'è dubbio, però io penso che le proposte devono avere un'immediata ricaduta locale, perché se uno è eletto nel collegio nominale e poi quelle che sono le proposte del programma. La prima proposta è quella di salvare la sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo, perché le crisi d'impresa ce ne sono tante e non possono essere gestite da Firenze in base alla legge delega che è stata fatta dal PD e che dovrebbe essere attuata da qualsiasi governo cancellando il giudice delegato da Arezzo, il che sarebbe catastrofico non solo perché non si potrebbero seguire le crisi attraverso un organo specializzato che è sul posto e che conosce. No, c'è scritto, lo dicono i commercialisti, i giudici, gli avvocati e c'è, no, la legge l'hai scritta pure te, l'hai votata, quindi se non sai che c'è scritto non mi fa, già tante volte ho visto che con le leggi te hai detto, insomma, non ti sei accorto con cosa passava sulla testa degli aretini. Questa è così e non lo dico solo io, lo dicono tutti, e c'è il decreto da attuare, è una legge delega, il governo, qui il prossimo governo bisognerà fare in modo di modificarla e evitare questo. Primo. Secondo me, immediatamente, proposte che si possono immediatamente fare, per esempio la scuola, in questo momento le scuole, questo tenendo conto anche delle compatibilità col terzo settore, non possono accedere ai fondi per il 5 per 1000, ecco, per la formazione, ma se non hanno risorse la formazione, molte imprese sarebbero disponibili a finanziare le scuole per la formazione, per avere la formazione precedente rispetto al momento dell'assunzione o con il ritardo nei momenti formativi durante il percorso poi lavorativo, e allora le scuole hanno bisogno di questo, questa potrebbe essere un'iniziativa che non è passata con il precedente governo, che potrebbe essere, tenendo conto anche delle esigenze del terzo settore, del volontariato, ma la scuola potrebbe avere questo. Un'altra proposta fondamentale, immediata, che si può fare è l'istituzione appunto del Ministero dell'Alimentazione, cioè quelle che si possono fare subito con una norma che si fa in un attimo, se non quelle che ci vuole un'attività molto più lunga di anni. E questa potrebbe essere con la tutela del Made in Italy e con l'istituzione del Ministero dell'Alimentazione. L'ultima, immediata, i risparmiatori che per la crisi delle famose quattro banche, cui la Banca Popolare dell'Etruria, che siano tutti rimborsati, anche quelli che tuttora aspettano rimborsi e aspettano di essere coperti dai danni che hanno subito. Penso che è il nostro dovere, no? Rispondere in questo modo al territorio. Proposte immediate che si possono fare, come dire, entro i 100 giorni, se possiamo dire, di proposte che hanno ricaduto sul territorio. Altre invece richiedono chiaramente, come quella della riduzione e della pressione fiscale, in particolare la riforma deve partire con i primi moduli. Oggi noi abbiamo, si paga il 23% fino da 15.000 euro a 28.000 euro, poi il 27, il 38, il 41, il 43, 55.000 euro, poi 75.000 euro, sopra 75.000 euro il 43. Cioè abbiamo una serie di scaglioni, 5 scaglioni. Noi vogliamo fare un'aliquota unica partendo, e questa è la prima scossa che vogliamo dare all'economia. Anche questa è una delle iniziative che già il governo e che noi, perché siamo gli unici che possono avere prospettive serie di governo, perché la nostra coalizione può governare questo paese, e
è un intervento, questo dell'imposta unica, del massimo il 23%, via via per i moduli di redditi inferiori invece deve essere, come dire, modulata con anche aliquote più basse. E teniamo anche presente su questo versante che noi abbiamo una no tax area, cioè una zona esente dal pagamento di 12.000 euro. Ci vogliono risorse, siamo certi che lo possiamo fare, ma siamo certi che l'economia deve avere una scossa, come dicevo prima, l'economia reale. Ecco, io credo che proposte immediate che si possono fare sono quello che ho detto prima, altre che sono di nel medio periodo durante la legislatura. Piero. Dunque io capisco che è importante dire quello che appunto dovrebbe essere la primaria tassazione, che è quella appunto che si aggira intorno da parte del 23%, eccetera. Però io dico. Fino al 43%. Sì, fino al 43%. Però io dico che molti. Sì, regionali. Bravo, ecco, io volevo appunto andare su questo. Perché io l'ho detto già prima, che sì, io capisco che si diminuisce magari un punto, e poi dopo si va a scaricare sui comuni, sulle regioni, tutte le altre. Sì, sulle varie bollette, tutto ciò che viene magari diminuito in percentuali piccolissime. Poi dopo, quando si arriva a vedere qual è la vera tassazione tra quelle dirette e indirette, si vede che si arriva al 60, al 65%, e le persone sono costrette a lavorare 7 mesi l'anno per pagare le tasse. E quindi ecco, cioè, questo volevo dire, io credo che bisognerà cominciare a intervenire là negli sprechi, là dove ci sono appunto degli abusi enormi, per dire, ecco, quindi vedi sanità, vedi che poi dopo invece si va a tagliare. Quindi ecco, io credo che le imprese hanno bisogno di avere sicurezza per quanto riguarda la tassazione, sicurezza per quanto riguarda il finanziamento, e poi dopo da qui chiaramente ci deve essere anche la famosa sicurezza, quella che quando cammini per le strade non trovi qualcuno che ti dà una rivolverata. Quindi la domanda? La domanda è appunto che io vedo che tutte queste cose vengono dette in modo un po' fumoso, e quindi ecco, le vorrei un attimino un pochino più chiare. Vabbè, un minuto, però dettagliata anche sulle aliquote, sì. Più che dire anche le aliquote, fino a dette poco, allora, per evitare di fare i regali. Avete, a parte Italia degli Italiani, che ha 2 minuti su questo, uno a testa, cominciamo da Lucio. Ma tanto avrete modo di spiegarle anche poi seguito, durante la campagna elettorale. Un minuto, e partiamo da Lucio Bianchi. Fondamentalmente noi, come abbiamo sempre detto, sicuramente vogliamo partire proprio dalla riduzione, dal taglio totale di tutti quelli che sono gli sprechi, a partire dalle pensioni d'oro, i vari privilegi appunto che in qualche modo ancora sussistono appunto nella casta, e in tutte quelle che sono le diramazioni della casta stessa, vale a dire magari anche tutti gli enti partecipati. Ovviamente per fare questo servirà una riorganizzazione delle partecipate, a partire anche magari da una spending review. Già lo stesso Cottarelli ci ha fatto presente che, per esempio, all'interno della sua stessa spending review molti tagli, come per esempio quello alla sanità, che è stato fatto nell'arco degli anni, ben 50 miliardi sono stati tagliati alla sanità italiana, erano completamente inutili, nel senso che non c'era necessità di portare avanti dei tagli così importanti in un settore così importante come quello della sanità. Per cui ecco, per noi la lotta agli sprechi, come la lotta alla burocrazia e alla corruzione, sono sicuramente i momenti più importanti di un'avanguardia di questo paese. Ma chi ci ha detto che? Sì, ora con questo minuto mi sento in tensione. Facciamo tutto, no, tento di dire le cose. Io credo che tutto quello che abbiamo detto, è giusta la sollecitazione che abbiamo avuto, deve avere un quadro di sicurezza del paese. Stabilità economica, capacità di intervento su temi fondamentali come la riduzione della pressione fiscale e quell'altro che abbiamo, tutto ciò che abbiamo detto. Io mi sono limitato ad alcuni punti essenziali, non ne ho detto 100.000, perché sennò veramente si tratta solo di promesse. E credo però la sicurezza è il tema fondamentale in questo momento. Cioè, un sistema democratico che non garantisce una sicura convivenza civile e una sicurezza nelle proprie case, nelle proprie imprese, nei luoghi pubblici, con tutto quello che sta accadendo, soprattutto con questa pressione
gigantesca dei flussi migratori. Una delle prime proposte che deve essere realizzata, e non è che la propongo io, la propone l'intera coalizione, io vi ho fatto proposte che erano territoriali, locali, è quella dei respingimenti per tutti gli immigrati clandestini. Bisogna mandarli via, perché non siamo più in grado di tenerli sul nostro territorio. Questo è un elemento fondamentale, da cui poi partono una serie di altri elementi, ma è la prima risposta che i cittadini si aspettano. Marco Donati? E che non solo noi potremo dare. Rispetto a... quindi la domanda di Piero era quindi come punti precisi. No, ma cercavo di dirlo precedentemente, avevo cercato di chiarirlo, ma li ripeto. Ma secondo me nel nostro programma c'è sicuramente inserito alcune misure chiave che sono finanziabili sulla base di attuali livelli di crescita del Paese. Una parte appunto per il sostegno alla natalità, che come ripetevo prima sono gli 80 euro per ogni figlio fino a 18 anni, 100 milioni di euro l'anno per gli asili nido. Dico una cosa importante, io ho fatto parte di un'amministrazione comunale che ha aperto 3 asili nido in questa città, ad Indicatore, a El Matto e al Bagnoro, quindi è una scelta che condivido perché fa parte delle mie corde e credo sia un tema di grandissima importanza. L'altro tema che dicevo prima è il salario minimo legale, quindi un salario minimo per tutti coloro che operano e lavorano nel nostro paese e nelle nostre imprese. Sicuramente le assunzioni che ripetevo prima dei 10.000 tra carabinieri, forze di polizia e 50.000, un progetto di finanziamento di 50.000 videocamere di sorveglianza, il taglio appunto dell'IRES al 22%. Queste operazioni sono tutte finanziabili, secondo me sono tutte operazioni che si possono fare sulla base degli attuali livelli di crescita del Paese. Tutto il resto delle promesse, altrimenti rischiamo di annoiare i cittadini e farli confondere con proposte purtroppo irrealizzabili. E mi permetto di dire una cosa, si parlava prima di tasse locali, io sono stato assessore al bilancio del Comune di Arezzo, ho lasciato il mio comune, dati CNA, Total Tax Rate, al 125esimo posto su 128 comuni sulle tasse locali, quindi su questo sono assolutamente credibili. Allora, 2 minuti, qui può andare avanti Italia di Italiani, prego. In realtà io ho sentito dire spesso adesso, spessissimo, la parola tagli, ricerca dello spreco e la casta. Se un politico facesse bene il suo lavoro, oggi non ci staremmo preoccupando del suo stipendio, perché ne potrebbe meritare 200.000 di euro al mese se soltanto il popolo non avesse fame. No, 200.000 no. Ah, guardi, io sto facendo un discorso retorico, sei in grado di capirlo, altrimenti mi lasci parlare come io come ho fatto con lei. Qualcuno pensa che lasciamolo parlare, sempre lui. Ecco, 2 minuti partono da adesso. Come dicevo, tagli, dobbiamo cercare lo spreco. Allora, l'unica cosa che ci sono stati i tagli. Questi tagli hanno fatto in modo che per avere un certificato elettorale in comune per la raccolta firme io abbia perso un quarto d'ora. Perché? Perché il computer non funziona. Piuttosto che cercare di tagliare, cerchiamo di rendere efficiente il sistema investendo, ricomprando i computer, perché ricomprando i computer da un'azienda italiana io permetto a un'azienda italiana di crescere, si ridistribuisce l'economia, si ridistribuisce la moneta. È semplice. Creare il clima di caccia alle streghe, oddio c'è il corrotto, oddio lui ha timbrato il cartellino 3 minuti prima, non fa altro che creare senso di insicurezza e creare nemici fra il popolo nel popolo stesso. Il lavoro fisso al comune, il lavoro fisso alla scuola per anni, da sempre, dal secondo dopoguerra, è stato utilizzato come ammortizzatore sociale ed è stato volano dell'economia perché persone con uno stipendio fisso erano in grado di spendere. Creare in loro la paura e il contratto determinato anche per loro, Dio ti licenzio, sicuramente non giova all'economia. Il discorso invece del assumiamo 50.000 poliziotti, assumiamo 70.000 pompieri, il problema non è neanche tanto il numero attualmente dei poliziotti. Il problema dei poliziotti è che non hanno la benzina nelle macchine. Noi siamo abituati a vedere film americani dove c'è l'inseguimento, il poliziotto sperona il cattivo finisce fuori strada. In Italia, se un poliziotto rompe la macchina, la deve ripagare lui. E questi sono i problemi in Italia, è la mancanza di sicurezza della pena, piuttosto che dire aggiungiamo 50.000 poliziotti che tanto smettono di arrestare perché dopo 2 giorni rivedono il malvivente per strada, diamo gli strumenti alla magistratura di poter garantire una pena, perché lo stiamo vedendo, criminali veri che stuprano per un cavillo vengono liberati dopo 2 giorni. Per le forze di polizia sono importanti quindi, prima di tutto, le infrastrutture, perché non possono stare per strada. Anche oltre 30 secondi in più. Faccio subito, sì. Concludo. Sono importanti le macchine, la benzina nelle macchine, dei giubbotti antiproiettile che non siano scaduti, delle armi e il permesso di usarle, perché non è la telecamera che garantisce la sicurezza. Non ho mai visto una telecamera fermare un crimine. Ormai, quando la telecamera ha ripreso, è tardi.
E questo, queste sono le soluzioni, questa è la coerenza, poi le chiacchiere stanno a zero. E andiamo allora al minuto finale, l'appello finale al voto, ripartiamo col giro iniziale. Marco Donati, perché votare Partito Democratico o centro-sinistra? Ma perché non votarlo? Lui votare... dirà perché votarlo. Vai. Ma votare centro-sinistra rappresenti oggi la garanzia non solo di proseguire un'azione di governo che si è assunta delle responsabilità, ma ha sicuramente cercato in questi anni di far ripartire questo paese, che era un paese sicuramente in cui il debito pubblico pesava in maniera molto forte, e soprattutto la crisi del 2012 che ha portato alla perdita di 4 punti di PIL. Sono stati anni difficili, però credo che la formazione centrosinistra e il Partito Democratico abbiano dimostrato anche grande responsabilità. Faccio anche un appello personale: io sono stato deputato in questi 5 anni e ho cercato di rappresentare questo territorio, sono sempre stato dalla gente della mia terra, ho cercato di rappresentarla a meglio e mi candido nel collegio uninominale anche per continuare questo lavoro. Credo da questo punto di vista di essere riconoscibile per la mia azione politica e quindi l'invito chiaramente non è solamente a votare il centro-sinistra e quindi eventualmente i 4 partiti che sostengono la mia candidatura, e sono il Partito Democratico, Più Europa con Emma Bonino insieme e Lista Civica Lorenzin, ma Lista Civica Popolare Lorenzin, ma ovviamente anche il candidato Marco Donati, perché credo che questo territorio abbia bisogno anche di una rappresentanza del quale riconoscersi, e spero chiaramente di poter continuare a lavorare nell'interesse dei cittadini di Arezzo e di questa comunità al quale sono fortemente legato. Maurizio Dettori, perché votare Forza Italia? Votare Forza Italia, come dicevo prima e lo ribadisco, per dare rappresentanza a questo territorio che finora non l'ha avuta. Capisco l'appello di Donati anche solo sul suo nome. Io l'appello lo faccio su tutte le liste e sul mio nome, perché credo che sia il punto focale sul quale si gioca la partita sui collegi nominali. Quale rappresentanza abbiamo avuto in questi anni? Chi ci ha rappresentato? Qual è la situazione di Arezzo? Quali sono state le risposte su questo territorio? Al di là degli ammennicoli e le piccole cose sul cibo, su qualcos'altro che ha detto, insomma, non ha rappresentanza. Questo territorio non è stato difeso e rappresentato con autorevolezza nelle aule parlamentari e nel governo del Paese. Questa è la proposta del centrodestra, di un centrodestra unito che è l'unico che può garantire in questo Paese governabilità e che può garantire tramite la mia candidatura e quella di Stefano Mugnai che sarà difeso questo territorio, rappresentato sui temi concreti, perché non si va in giro nei territori gli ultimi giorni di campagna elettorale. Io ci sto da anni facendo il coordinatore di Forza Italia, da anni con i sindaci, con gli amministratori, con i consiglieri comunali. Non giro ora per le feste paesane o per i carnevali farmi vedere. Perché la gente sa già quello che io posso proporre, rappresentare e difendere questo territorio. Questa è la scommessa su cui ci sarà questo voto il 4 marzo, e solo il centrodestra può difendere Vincenzo questo territorio. Vincenzo Zicardi, perché votare Italia agli italiani? Perché siamo attualmente l'unica alternativa ad una sinistra che ha smesso di occuparsi degli operai a favore delle banche e di una destra che parla, ma è stata sempre prona agli interessi di un governo sovranazionale, il governo europeo. Io stesso personalmente mi sono messo in gioco, io vivo e ho un figlio e ho un contratto a tempo determinato, proprio perché politicamente mi sono messo in gioco, ovviamente, perché non vedevo un'alternativa. Io ero uno dei disperati, uno di quelli che diceva: io non ci vado più a votare perché io di loro non mi fido più. Mi sono reso conto che invece deve essere ogni singolo cittadino a ricercare la soluzione al problema, a fare militanza e ad esporsi, perché se continuiamo ad aspettare che arrivi il Deus ex machina a risolverci i problemi, signori miei, non li risolverà nessuno. Dobbiamo essere noi a andare per le piazze, dobbiamo andarci a prendere anche manganellate se necessario, ma soprattutto dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni di fronte ad un'Europa che ci sta distruggendo. Lucio Bianchi, perché votare il Movimento 5 Stelle? Ovviamente perché, come dicevo prima, sicuramente tutti i governi che si sono succeduti fino adesso comunque hanno ridotto l'Italia nelle condizioni in cui è adesso, per cui sicuramente il Movimento 5 Stelle in questo quantomeno può dare una prospettiva differente, può essere un'alternativa a quello che finora è stato proposto alla città. Io quantomeno torno a metterci la faccia, come ho fatto una volta come consigliere comunale, proprio perché ho avuto il sostegno di tante persone che mi hanno chiesto proprio di ricandidarmi e quindi di quantomeno dare la rappresentanza a questo territorio, che comunque c'è sempre stata nell'arco di questi 5 anni in Parlamento tramite
i nostri deputati, in particolare tramite la nostra deputata Chiara Gagnarli, che già ai tempi per esempio aveva portato in Parlamento la questione di Banca Etruria quando ne parlavamo già noi in Consiglio Comunale con il mio collega dell'epoca. Per cui ancora una volta io invito a votare il Movimento 5 Stelle proprio perché è l'alternativa che in questo momento l'Italia fino adesso non ha mai sperimentato. Piego, hai le idee più chiare? Diciamo che ancora avrò bisogno di qualche altro, due puntate, due puntate per, chiaramente, però insomma diciamo che qualcosa sono in più. Qualcosa hanno pagato. Qualcosa in più. Pagato. Sì, no, siete stati molto bravi, quindi ecco, vi ringrazio perché chiaramente qualche dubbio me l'avete tolto. Non si sa quale, ma qualche dubbio. Quindi voti, cioè, grazie. Voti per me. Non ha detto questo. Grazie a Marco Donati, candidato del Partito Democratico, a Maurizio Dettore, candidato del centrodestra, e poi a Vincenzo Ziccardi, candidato di Italia agli italiani, e Lucio Bianchi, candidato del Movimento 5 Stelle. Noi, caro Piero, ci rivediamo lunedì prossimo alle 22. Sì. Buona serata.